Ultimi decisivi appuntamenti per il governo Andreotti. È in corso a Palazzo Chigi la riunione per la nomina dei sottosegretari e domani mattina si aprirà al Senato il dibattito per la fiducia. Nel frattempo cominciano a montare le prime polemiche. Nel neonato governo Andreotti già si litiga. Le ire di Don Accattin, trasferito dal Ministero della Sanità a quello del Lavoro, hanno provocato la reazione degli altri partiti. Per i repubblicani, Don Accattin ha dimostrato di non avere senso dello Stato, della misura adesso, e di mancare anche di un minimo di cortesia. Secondo Margherita Boniver, socialista, Don Accattin è il miglior propagatore di una tesi assurda, e cioè che le donne abortiscono per motivi futili e frivoli. Ma c'è di più, per molti le sue dichiarazioni rappresentano un attentato ad una legge dello Stato ed i comunisti si meravigliano che Don Accattin sieda ancora come responsabile del lavoro nel Consiglio dei Ministri. Venti di guerra dunque sull'esecutivo, la cui composizione si sta ultimando proprio in queste ore con la nomina dei sottosegretari. Attorno alle poltrone di questi viceministri c'è sempre un gran lavorio, si tratta di poltrone eccellenti, di potere e quindi molto ambite. E poi la nomina di uno o più sottosegretari in genere compensa questo o quel piccolo partito che ha una scarsa rappresentanza nel governo vero e proprio. La maggior parte comunque di sottosegretari andranno alla Democrazia Cristiana e al Partito Socialista. Conclusa anche questa incombenza, domani mattina il governo si presenterà al Senato per la fiducia. Il dibattito proseguirà presumibilmente fino a sabato e si concluderà alla Camera dei Deputati.